Ragazzi, vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading potete scrivermi sulla mia pagina Instagram anthony.rossi-basso inviandomi un messaggio in questa sezione qui, dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademy.com disponibile su questo link e anche in descrizione, dove potete parlare con il mio team gratuitamente su WhatsApp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Ciao ragazzi, sono Tony, bentornati in questo nuovo video, un nuovo video rispetto al solito perché finora abbiamo visto un po' che cosa è analisi tecnica, come si opera sui mercati e via dicendo, poiché questo oggi appunto andremo a vedere come si calcola il rischio, quindi andremo a vedere come si usa il telefono, come si fa trading dal telefono, tutte queste cose qua. Allora ragazzi, io vi ricordo intanto che in descrizione trovate tutti i link per parlare con il mio team, per avere informazioni gratuite, per avere una prima consulenza gratuita, trovate tutto in descrizione. Tra l'altro vi facciamo due regali. Il primo è che avete il 10% del percorso gratuito, del mio percorso formativo gratuito, sì, nella descrizione, infatti c'è anche scritto dove vi potete registrare e scaricare il 10% del percorso gratuito. Mentre il secondo, abbiamo creato un pack, ragazzi, per tutti coloro che vogliono iniziare a fare trading seriamente, un pack accessibile a tutti per quanto riguarda il prezzo, ok? Quindi abbiamo creato queste due nuove cose che le troverete sia in descrizione sia nei prossimi video. Così avete tutto sotto mano, potete parlare con il mio team se avete dei problemi, se avete delle curiosità, una prima consulenza gratis, tutto quello che volete, sempre a vostra disposizione. Ok, quindi detto questo possiamo partire, vediamo oggi cosa andremo a vedere, quindi vedremo come si usa anche il telefono, come si fa trading da telefono, tutte queste cose qua che ovviamente servono. Quindi ragazzi, prima di passare a vedere come si opera, come si fa trading da telefono, come si aprono le posizioni da telefono, perché come ho detto finora abbiamo visto i grafici, come si fa l'analisi tecnica e via dicendo, quindi più o meno già qualcosa la sappiamo, ok? Per ora dobbiamo capire bene come si aprono le quantità, perché quando si entra a mercato bisogna comprare delle quantità, ok? Quindi faremo una breve lezioncina, così adesso al volo, in modo tale che io vi possa dire esattamente quello che serve. Allora, ragazzi, nel trading le quantità vengono comunemente chiamate lotti, ok? Quindi si chiama lotto, ok? Quindi abbiamo i lotti e ogni lotto, quindi sappiate che un lotto è uguale a 100.000 unità, ok? Benissimo, quindi queste sono le quantità che si possono comprare. Ovviamente, ragazzi, se un lotto... Ora ve lo scrivo anche perché mi rendo conto che non ve l'avevo scritto bene. Quindi un lotto uguale 100.000 unità, ovviamente due lotti saranno 200.000, tre lotti 300.000 e via dicendo, quindi 10 lotti saranno 1.000.000 di unità, ok? Unità, ragazzi, è l'unità appunto che si usa nei mercati finanziari per poter comprare, ok? Quindi un lotto uguale a 100.000 unità, benissimo, quindi detto questo già abbiamo capito che cosa si va a comprare ai mercati, si comprano i lotti, un lotto uguale a 100.000 unità e via dicendo. Ovviamente ragazzi si può andare anche verso giù, quindi se un lotto è 100.000 unità, mezzo lotto ovviamente sarà uguale a 50.000 unità, no? Quindi è semplice matematica ragazzi, così un decimo di lotto ovviamente sarà uguale a 10.000 unità, ok? E così via, quindi 20.000 unità sono 0.20 lotti e via dicendo, quindi mezzo lotto ragazzi si intende 0.50, quindi mezzo lotto che equivale a 0.50, che è la metà di 1 e via dicendo. Poi ovviamente 0.10 equivale a 10.000 unità, 0.09 equivale a 9.000 unità, 0. per esempio, vi faccio questo esempio così è molto, siamo molto calzanti, 0.01 lotti ovviamente a quanto equivale, ragazzi, al minimo di 1.000 unità. Eccolo qua. Quindi con questo schema voi già potete capire i lottaggi e come funzionano, ok? Quindi che il lotto è la quantità che si usa al mercato per comprare e per vendere. Quindi ora andremo anche a vedere come si fa, perché è da qui che si calcola il rischio. Perché quando noi, ora qui siamo su EURUSD, quando noi apriamo una posizione short, ecco qua, vedete, questi numeri sono quelli che ci interessano. 21.2 e 48.5 sono i pips, quindi ora andremo a spiegare anche i pips che sono collegati ai lotti, ok? Quindi sancito che cosa sono i lotti, l'abbiamo già spiegato, ok? Che ci servirà adesso, andremo a vedere. Ora calcoliamo cosa sono i pips. Ragazzi, un pips equivale alla quarta cifra dopo la virgola, quindi questa quotazione che voi vedete al lato, in questo caso
ve la scrivo così sicuramente vi aiuta tantissimo. 1. Facciamo quella attuale, 04094, ok? Rappresenta la quotazione di Euro-USD. Quindi la quarta cifra dopo la virgola, 1, 2, 3 e 4, rappresenta un pips. Quindi questo è un pips, questo è il decimale, l'ultima e non si considera. Quindi ovviamente ragazzi, se io prevedo che cosa? Un'entrata short qui, che ne so, con stop a 18 pips, con target che deve essere il rapporto rischio-rendimento, ragazzi, non è altro che la differenza tra quello che noi ci andiamo a prendere, quindi l'area verde, l'area blu o verde, e l'area rossa. Ok, infatti, se voi guardate, se io metto rischio-rendimento 1, preciso, le aree rosse e blu si equivalgono. Infatti, nel trading cosa si fa? Si mette sempre il rapporto rischio-rendimento a meno 1 a 2. Ok? Benissimo, perché? Perché ora ve lo vado a spiegare. Quindi il pips è la quarta cifra dopo la virgola. Quindi, siccome il pips, un pips è la quarta cifra dopo la virgola, se noi in questo momento la nostra entrata è a 0427, quindi l'ultima cifra non la consideriamo, se il nostro target è qui a 03756, vi basta fare una semplice sottrazione. Infatti, avrete che se fate 1.04270, che è la quotazione attuale, meno 1.03756, avrete esattamente 51.4, che la differenza di strada che manca, che serve al prezzo proprio per arrivare da dove? Da dove è la nostra potenziale entrata qui fino a qui. Infatti, vedete, se io vi disegno questa che è l'area che deve percorrere, ragazzi, ci escono 52.2, che vabbè, io l'ho fatto un po' più sopra, ma stiamo lì, che sono i pips che noi ci vogliamo mettere di target. Quindi se il prezzo arriva, che ne so, arriva qui, ok, reagisce bene alla resistenza e torna qui. La nostra operazione ha 51 pips, ok? Con i pips ovviamente di stop che sono 18. Quindi se il prezzo per in maniera disgraziata dovesse arrivare qui e superare questa linea, la nostra operazione si ferma qui perché qui sono i pips che noi abbiamo deciso di mettere di stop, che sono 18.6. Ok? Io non vi faccio vedere il materiale del mio percorso formativo sui lotti, poiché, come ho già detto all'inizio del video, è gratuito, ragazzi, e lo trovate nella descrizione. Ok? Quindi c'è proprio scritto materiale gratis, c'è proprio scritto, quindi andatelo a scaricare. Ok? Quindi mi raccomando, ci tengo perché c'è anche questa cosa qui. Quindi fatelo perché l'ho detto, l'ho messo gratuito per voi, quindi andatelo a scaricare. Ok, quindi chiarita questa situazione, ok, come si calcola il rischio e cosa sono i lotti, ovviamente io vi dico che da 1.04 a cui siamo a 1.05, ragazzi, ci passano 100 pips, ok? Perché se noi, guardate, ve lo dice semplicemente questo strumento che va appunto a misurare la distanza dal prezzo alto. Se noi stiamo a 1.04, ok, e arriviamo a 1.05. Sì, dai, qua, vedete? Siamo sui 100 pips, vedete? Qui dice 94, 96.4, quindi siamo sui 100 pips. Perché ovviamente, ragazzi, cioè, qua è una cosa decimale di scuola elementare. Qui si fanno i decimali dopo il punto. Se un pips è la quarta cifra dopo la virgola, 1, 2, 3, 4, questi diventano decimali, centinaia e migliaia. Semplice, no? A scuola, si fa in seconda elementare, mi sembra. Che questa è appunto la quotazione. Ok, quotazione, lo scriviamo. Quotazione, quarta cifra dopo la virgola. Ok? Quindi questi sono i pips. Ho scritto quotazione. La mia professoressa di italiano mi ammazzerebbe. Vabbè, facciamo che la mettiamo la O per rispetto dei professori. Benissimo, quindi sancito questo, noi come facciamo? Quindi ipotizziamo, come abbiamo detto prima, che avremo uno short da qui. Quindi la nostra apertura è a 04268 con stop di 19.3 che corrisponde a 04461. Infatti, se voi fate 04268 meno 04461 avrete esattamente 19.3 in decimale perché sono i pips di stop fino a qui. Quindi abbiamo un rapporto che è il doppio, vedete? Infatti l'area rossa, scusatemi, l'area blu è il doppio, quasi il triplo perché siamo a 2.58, quasi il triplo dell'area rossa. Quindi ovviamente i trade, ragazzi, devono essere almeno 1 a 2. Quindi se voi avete un trade così 1 a 2 va bene, se avete un trade così o così non lo fate, perché poi a lungo il money management, ragazzi, vi scanna. Ok? E ora facciamo anche un altro esempio su questo. Come si calcola il rischio quindi? Quindi assodato già queste cose, facciamo un altro breve esempio. Ok? Quindi saremo molto veloci. Supponiamo di avere un capitale di 1000 euro. Ok? Per quanto riguarda questo, si fa nel trading sempre
l'1, massimo il 2%. Noi siamo molto bravi e quindi andiamo a considerare l'1% a capitale, ok? Quindi l'1% operazione, scusate. Quindi di 1000 euro noi rischieremo l'1%. Se noi apriamo Eurosd con 19.3 pips di stop con l'1%, cosa andremo a fare, ragazzi? Andremo a fare una semplice operazione matematica, quindi faremo 1000, che è il nostro capitale, io ve l'ho messo così, può essere 10.000, 1 milione, 300 milioni, beati voi. Faremo 1000 per, quindi una moltiplicazione, 1, che è la percentuale che noi vogliamo rischiare, fratto, quindi 100, io ve lo metto così, spero lo capiate, che ovviamente, ragazzi, fa 10, ok? Come si fa? Come si fa? Perché, ragazzi, 1000 per 1 è sempre 1000, fratto 100, basta togliere gli zeri, regola matematica della prima elementare, esce 10. Per ogni operazione che noi facciamo andremo a rischiare 10 euro, perché il nostro capitale è 1000, di 1000 rischiamo l'1%, quindi 1000 per 1% fratto 100 esce 10, quindi noi per ogni operazione, ragazzi, rischieremo 10 euro. Quindi qui cosa faremo? Rischieremo 10 euro, ok? Quindi questo è un esempio che vi sto facendo, se avete 10.000 la stessa cosa, ok? Come si fa quindi adesso ad aprire un'operazione vera e propria? Non si apre da qui, poiché TradingView, ragazzi, come ho spiegato, serve solamente a guardare i grafici. Quindi capite cosa sono i lotti, capite che cos'è i pips, quindi che è la quotazione, ve lo riscrivo, pips uguale, eccolo qua. E quindi capito anche come si calcola il rischio, in modo molto semplice, si prende, si passa al telefono. Quindi ora dovete prendere il vostro telefono e seguire questi passaggi. Allora, la prima cosa che dovete fare per fare trading, ovviamente, perché noi abbiamo visto come si opera, come si fa analisi, benissimo. Ora dobbiamo operare nella vera effettiva propria. Ovviamente poi lo si fa in demo, però poi si fa anche in reale lo stesso procedimento. Si scarica MetaTrader, che è l'applicazione che serve per fare trading da telefono, molto comoda, si può fare anche dal computer, però io mi trovo bene da telefono. La scaricate ovviamente dall'App Store, Google Store, e la aprite. Diciamo che una volta aperta, ragazzi, vi uscirà così. Quindi voi vi aprite un account demo qualsiasi, anche questo qui, MetaQuotes Demo, va bene. Mettete magari la leva, poi ve la spiegherò in un altro video. Potete lasciare leva 1 a 100, potete mettere deposito di non c'è 1000, facciamo di 3000 forex euro, così avete già le informazioni che vi servono. Fate registrati, fate fine ed ecco qui che potete fare trading. Ovviamente, siccome il mercato adesso è chiuso perché è sabato, però quello che vi voglio far capire è questo. Guardate qui in concomitanza, qui abbiamo scritto che il nostro rischio è di 19.3 pips, a cui sono collegati i lotti. Vedete, qui escono i lotti, un lotto, due lotti, tre lotti, possiamo mettere 0.50 lotti e via dicendo. Vi basta andare sull'App Store e scaricare questa qui, che si chiama IC Markets. Eccola qua, quest'app qui, ragazzi. Allora, per la precisione, non questa, ora ve la faccio vedere. Potete anche scaricare questa qua, IC Markets Legacy Trader, che va comunque bene, e capire. Quindi una volta che poi voi l'avrete aperta, voi avrete quest'app qui, ok? Quindi questa qua, che comunque è buona, si chiama IC Markets C Trader, come leggete anche qui in mezzo. Non dovete fare niente, non dovete settare nessun conto, non dovete fare niente. Una volta che avete aperto l'applicazione, semplicemente menu a tendina, prendete la lente di ingrandimento, cercate il pair, quindi in questo caso Eurosd, su cui volete andare a calcolare il vostro rischio, fate il blocco note, dovete solamente seguire questi passaggi, senza settare niente. Lo stop loss, metterlo di quanto? 19.3, perché in questo caso la nostra operazione è 19.3, e il nostro take profit, appunto, era di 51.2, quindi settiamo 51.2. Qui, come vedete, ci sono i lotti, quantity lots, vedete? Quindi dice che con 0.02, quindi 2000 unità, andiamo a perdere 3 euro e guadagniamo 10 euro, quindi non va bene, poiché noi abbiamo detto che il nostro 1% è 10, quindi dobbiamo aumentare. Facciamo 0.05, vediamo quanto ci va a uscire, ce lo dice qui in basso. Gross profit 9,65, quindi dai, ci siamo, siamo sui 10, possiamo a fare questa cosa qua. Quindi una volta che abbiamo visto su TradingView come si calcola, come si mette il cursore per individuare stop loss e take profit, e una volta vista l'applicazione IC Markets come fare ovviamente tutto questo, bisogna ritornare dove? Su MetaTrader, aprire la nostra posizione su Eurosd di 0.05, perché abbiamo fatto il calcolo e via dicendo. Poi lo stop loss ovviamente sarà lo stesso che vediamo al grafico, 0.44161, ok, questo qui, e
il target ovviamente sarà 03, quello che vediamo qui in basso, vabbè voi non lo vedete perché c'è il telefono coperto, 0375, però lo dico io che è questo qua. E puoi fare in questo caso sell, ok? Però ovviamente il mercato adesso è chiuso, quindi non ce lo fa fare. Però per calcolare il rischio, ragazzi, ovviamente è questo il concetto che bisogna usare. Bisogna usare MetaTrader 4 e HMarkets, ovviamente lo stesso criterio per usarlo su altre valute. Outboost per esempio, stanno tutte quelle che volete, vedete ci sono anche le materie prime, tutto quello che volete, ok? Benissimo, ragazzi, questo è il modo per calcolare lo stop in base ai lotti, a quello che abbiamo studiato, in base ai pips e alla quotazione e in base alla percentuale di rischio che si vuole assumere, perché se poi non si vuole assumere il 2% di rischio va bene, ma non assumete mai più il 2% di rischio ogni singola operazione. Ok, quindi questo è il procedimento su come si calcolano tutte queste cose qua. Ops, scusate, ho sbagliato. Di cui abbiamo visto. Ok, questa è una cosa abbastanza importante poiché vi aiuta tantissimo a incentrarvi. Poi, ovviamente, quello, ragazzi, è un conto demo. Ma quando vi aprite un conto in un broker, è la stessa cosa. Vi daranno i dati dell'MT4 al broker, li inserite e poi è tutto collegato. Molto semplicemente. Bene, quindi direi che per questo video abbiamo finito. Abbiamo visto come si calcola lo stop, cosa sono i lotti, che cosa sono i pips, come si calcola la percentuale, cosa sono quindi le unità che sono legate ai lotti, come si scarica l'app per il telefono per fare trading, MetaTrader 4, come si scarica ovviamente l'app per calcolare il rischio, HMarkets, che è anche un broker che mette a disposizione quest'app, quindi molto molto completo. Ragazzi, io vi ricordo che un'idea vostra mentale più completa, trovate il 10% del percorso gratuito in descrizione, accedendo e registrandovi, e avrete tutto a vostra disposizione in descrizione, anche se volete contattarmi. Direi che per questo video è tutto. Noi ci sentiamo al prossimo video, spero che vi sia piaciuto e ragazzi lasciate un bel pollicione in su e qualche commento per farmi capire se vi sta piacendo. Alla prossima!